ora voglio giustizia. Parlare così il giovane tifoso bresciano che accusa alcuni poliziotti veronesi di averlo picchiato a sangue 5 anni fa. Ora il suo caso arriva in tribunale. Della sua prima vita gli è rimasto poco, i genitori, gli amici e un quarto dell'allevamento che gestiva. Paolo Scaroni, giovane tifoso bresciano, 5 anni fa rischiò di morire per le manganellate della celere alla stazione di Verona. Due mesi di coma ho fatto. Poi il giorno dei Santi miracolosamente mi sono svegliato. Praticamente non ho una palla, ero gomitolato sul sedere a rotelle, non ho una palla. 6 mesi in clinica a Verona, poi il calvario degli interventi e della riabilitazione ancora in corso. Beh, io penso di essere arrivato già più o meno al massimo di quello che potevo recuperare. Cosa che mi fa un attimino male, mi fa un attimino. Però purtroppo la realtà è questa, devo prenderne atto e farmi una ragione. Nel suo futuro l'azienda, ma prima Paolo vuole giustizia e un equo risarcimento. Con lui in questi 5 anni gli amici del gruppo Brescia 1911 e buona parte del mondo ultras italiano. Certo il pestaggio da parte dei poliziotti, impossibile a dimostrare responsabilità individuali, sosteneva il PM di Verona chiedendo l'archiviazione, ma il GIP ha imposto l'udienza preliminare per 7 agenti della celere di Bologna. Io spero soprattutto che quei poliziotti che hanno fatto quello a me non ci permettono più di farlo a nessun altro, che vengono licenziati con disonore, mi aspetto. Perché la vita mi è cambiata sia sotto l'aspetto del fisico, ma anche sotto l'aspetto economico, mi è cambiata tantissimo. Perché tutte le cose che potevo permettermi di fare prima non posso più permettermi di farne adesso, perché adesso vivendo con una pensione di 230 euro al mese non posso più permettermi tante cose. Violenza non paga mai, che la violenza fa sempre troppo male, soprattutto quando gratuitamente con quello che ho subito io.